Perché come tutti gli anni c'è da fare la sistemazione della laniera della spiaggia e da fare alcune sistemazioni per l'apertura della colonna. Sistemazione che a tutt'oggi mi risulta che l'angolo un pochettino, ecco, e volevo che non ci si trovasse impreparati. Anche perché volevo ricordare e segnalare a tutti i commissari e consiglieri che c'erano stati dei problemi dall'asse, passiamo alla plica, quest'inverno la problema della plica, ovvero sia la cooperativa che aveva in gestione la colonia della plica quest'inverno, che ha in gestione la colonia della plica quest'inverno, non ha provveduto al rifornimento del gasolio. Quando c'è stato un turno di persone, e non tutte abili, qualcuno anche disabile, che è arrivato alla colonia della plica, si sono trovati la colonia fredda e un cittadino, del quale non voglio fare il nome, penso che lo conosciate, ha preso il tasca sua, è andato e ha riempito la cisterna della colonna della plica per circa 15.000 euro. Ecco, io vorrei che queste cose, ecco, non succedano più, anche perché poi la prima fa piacere, vabbè, fino a un certo punto, perché vabbè, insomma, questo uomo qua ha riempito la cisterna del gasolio e alla fine devo dire ok, corrispondente mi tocco, no, ci sono delle difficoltà, vabbè, qua questioni amministrative, perché devi fare la fattura, non ci vuole fare la fattura, quindi sono fatto sta che l'ha mandato in fanteria. Questa cosa qua la sappiamo tutti, perché esistono ancora tutt'oggi dei cittadini mustochi che dicono all'amministrazione va bene, lascia stare, d'accordo. Sono contento che ho riempito di gasolio. Nessuno gli aveva detto di riempirlo. Nessuno gli aveva detto, ma si è trovato là con il pull. Si è trovato con delle persone che erano lì e la struttura che era fredda. Sapeva che quando faceva il riempimento del gasolio. No, ma c'era anche il rischio. Giustamente, come dice il senatore, che lì andava tutto l'impianto, saltava per il freddo. Per cui il concetto è che chi ha la gestione delle colonie deve sapere esattamente quando deve fare il rifornimento e quando ci sono le persone che devono andare, anche se è il primo turno, si deve preoccupare che tutto sia in efficienza. Quindi io poi vorrei fare, e qui mi fermo perché volevo lasciare le persone che hanno competenza di questa cosa qua di relazionarci un attimino come funzionano queste cose, così ce le ricordiamo tutti. Prego. Una premessa sulle colonie prima di affrontare la colonia d'Arasso. Oggi Comune Busto è titolare proprietario di Aprica, titolare di utilizzo VRM gratuito di Arasso, non è proprietario, quindi di due colonie più una terza dismessa di Cerezuola, che se riuscissimo a dire la verità, Cerezuola è una colonia totalmente distrutta, ormai sono rimasto qua solo in Cerezuola, con c'è il io me la ricordo. È bello anche se la vuoi comprare. È una comprare bella. Un numero che noi ogni anno mettiamo nel piano delle dismissioni, difficilissimo da dismettere in quanto vincolato a Bologna dal piano regolatore della comunità montana, perché lì c'è la comunità montana e il comune c'è ancora. Per cui sarebbe opportuno magari che il comune prendesse accordo con la comunità montana di prevedere o un riscatto della proprietà del comune di Cerezuola se gli interessa, oppure un parziale svincolo dell'area, altrimenti è inutilizzabile. Avevamo anche la colonia a Loano che abbiamo venduto fine 2002, se non è 2002. Detto questo, ci sono rimaste due colonie, la colonia di Aprica che è di proprietà del comune di Busto, che la colonia di Arasso che rimane proprietà degli eredi del benefattore, non mi ricordo mai il cognome, Borri, grazie, che la affida in totale disponibilità al comune di Busto a condizione che permanga l'utilizzo con lo scopo sociale della colonia. Detto questo, il comune di Busto cosa fa? Mi prendo io spoiler di perché allora cosa fa? Gestisce dal punto di vista manutentivo impiantistico degli edifici la colonia tramite
oggi a gestire servizi, per cui tutto quello che è lavoro e quanta lavori straordinari eccetera è di competenza di Agesta Servizi, mentre la gestione delle colonie intese come attività di ricezione bambini, sociale e culturale, sia di ordinaria manutenzione, affidata a una cooperativa che, a cui è stato affidato, adesso vado a memoria, perdonatemi, però è referente del settore dei servizi sociali, mi sembra fino al 2015, sono state affidate le gestione delle colonie, quindi il rifornimento di gasolio compete è competenza della cooperativa affidatrice, affidataria, quindi se è successa una cosa del genere, anche a me questa cosa, io penso che l'assessorato competente abbia fatto una lettera di richiamo e la prima lettera di contestazione a un'azienda, perché adesso non voglio dire una cosa, la domanda va fatta, a me lo chiedo, non so. Servizi sociali, non mi ho accompagnato, ci sono un po' di disfunzioni nella gestione di Aprica, adesso stiamo un po' valutando alcuni interventi, tenendo presente che è molto più semplice intervenire in Aprica piuttosto che a Lassio, perché ripeto, a Lassio non è di nostra proprietà. Soltanto una cosa, siamo in netta difficoltà perché da un anno che cerchiamo il custode della colonia di Aprica non ci vuole andare nessuno. Adesso non so come si chiamano gli abitanti di Aprica, gli aprichesi, l'aprichese, non so come si chiamano gli abitanti di Aprica, però non ci vuole andare nessuno. Se qualcuno è interessato, stiamo cercando. Come Lassio, vitto e alloggio, però è chiaro che un custode difficilmente andrà lì, però il problema è oppure un pensionato o qualcuno che già si può fare. La pensionata fa segnalato. Vabbè, detto questo, tornando invece alla colonia da Lassio, la colonia da Lassio abbiamo tre progetti, su cui due abbiamo già fuori le gare e uno invece siamo più operativi. Cominciamo dal primo, il più semplice, che è la creazione dell'ascensore. È un progetto datato 2010, finanziato 2010, ed è un progetto che Agesp sta rivedendo. In quanto, adesso io non so se li hai portati giù perché sono stati tutti consegnati, però vabbè, è un ascensore, era stato posizionato, chi di voi conosce la colonia di Alassio? Io. Era, la colonia di Alassio si estende, rispetto all'entrata, si estende in maniera, possiamo dire, verticale, no? Per il lungo, verso questa dorsale della colonia. L'ascensore era posizionato nel lato delle cucine, che vuol dire che verso gli ex infettivi, che vuol dire che il disabile che utilizza l'ascensore perché è un bambino asino che pensa di utilizzare, doveva farsi attraversare una salita di tutto il cortile dietro, una salita che non ha la pendenza rispettata per legge per gli handicap, e poi prendere l'ascensore. E questa roba qua personalmente mi è sembrata un po' illogica, nel senso che se devo facilitare l'accesso ai disabili non è che mi metto l'ascensore dei disabili. Allora, sono stati stanziati 167.000 euro, andremo a spenderli un pochino meno perché al di là dell'estetica avevano progettato questo ascensore come se fosse la pompa di una nave, a me sinceramente esteticamente dall'architettura poco importa, stiamo vedendo e ci stiamo riuscendo di mantenerlo interno e quindi non esterno tra la tromba delle scale. E quindi nella parte centrale, quindi l'accesso ci sarà tramite una piattaforma sulla scalinata centrale di Alassio, poi si entrerà al piano terra e ci sarà, dove ci sono le scale, dell'ascensore, perché altro disguido dell'ascensore precedentemente approvato era che era esterno, quindi se uno, un bambino, era nel salone pranzo e doveva andare nelle camere, doveva uscire, farsi un pezzettino esterno e poi risalire, e non era proprio una sola ruota. E qua andremo riusciamo a farlo, secondo me, più agibile, più comodo, e andando a risparmiare anche dei soldi, perché chiaramente la struttura interna, una parte è già strutturata, non c'è da fare. Poi, perché noi abbiamo fatto un progetto abbastanza
carino, che ha molto l'estetica, ma che secondo me, insomma, per chi conosce Alassio sa che esteticamente la Polonia è proprio un pareggio panoramico. Poi invece ci sono due progetti contingenti, urgenti, che noi abbiamo depositato come AGES per l'approvazione da parte del Comune di Busto da 3 mesi, e so che oggi vi siete incontrati con la geometra Ciocca per approfondimento, che sono: uno, il muro di contenimento della camminata di nostra proprietà che dalla colonia scende giù verso Alassio e poi porta al mare. Questo è un muretto silva-bilonesi e quindi va rifatto, perché è un muro di contenimento e quindi deve avere anche delle caratteristiche tecniche, non è che costa poco, è una bella estensione, e abbiamo preventivato 135.000 euro. E l'arenile, allora, noi ogni anno dobbiamo sistemare l'arenile, perché chi conosce la Colonia d'Alassio sa che noi siamo proprietari tra virgolette, comunque possiamo usufruire dell'ultimo lembo di spiaggia della riviera di Alassio, che è un triangolo, già quando d'estate è un triangolo che va a finire nel mare. Con l'innalzarsi del mare nel periodo invernale, questa spiaggia ogni anno viene praticamente ricoperta. Di solito rimane veramente una mini corsia davanti alle cabine e tutto qua. La spiaggia non c'è più fino più o meno a primavera di notte. Esatto, però ogni anno noi, va bene, i lavori da fare sono mediamente contenuti, perché comunque il mare come te la ricopre e poi un po' te la ricopre. E quindi è successo tanto la sistemazione. Purtroppo però l'autunno scorso, se vi ricordate, di Liguria non è che ha fatto due voci, ha fatto un bel po' di disastri. Noi abbiamo avuto l'acqua fino a dentro le cabine, ma non a dentro le cabine a livello basso, abbiamo avuto l'acqua dentro le cabine per mesi fino al tetto delle cabine. Quindi abbiamo, una volta che il mare si è ritirato, abbiamo trovato a parte dei detriti dentro le cabine, però le porte di vetro, le cabine da rimbiancare, eccetera. E quindi per sistemare la spiaggia ci sono 106.000 euro. Cosa? Il muro, il lavoro del muro può essere fatto, sarebbe stato meglio farlo prima dell'arrivo di questo periodo, perché sappiamo tutti che aprile è abbastanza piovoso, quindi essendo un muro di contenimento forse si era appunto prima la linea. Però possiamo lavorare anche tra virgolette a colonia aperta per il muro di contenimento. La spiaggia no, io la spiaggia, a meno che vi dico ai bambini, il mare lo guardate da lontano e non ci andate, altrimenti io la spiaggia l'avevo sistemata prima dell'apertura della colonia, e quindi risulta abbastanza urgente che il comune mi approvi i progetti. Per accelerare questa cosa, nonostante il comune non li abbia ancora approvati i progetti, AGES è già uscita lo stesso con le due gare che andranno a scadere settimana prossima, con la clausola di possibilità di non affidamento delle gare, per cui se il comune non approva i progetti, io non affido le gare, non ci ho speso niente, però questo correre, portarmi avanti e per cercare di poi di contenere i tempi morti, altrimenti se il comune mi approva i primi di maggio la delibera, io ci devo mettere 30-60 giorni per le gare, il primo turno è a giugno, tenendo presente che già prima verrebbe utilizzata magari l'anziano da portatore di handicap, però prima di giugno, comunque maggio, la spiaggia comunque non viene utilizzata. Non sono lavori lunghi, non è un mese di lavori, ci si mette una settimana di lavori, però io bisogno lo chiedo al comune. Invece poi diverso è il discorso generale di ristrutturazione della colonia d'Alassio. Lì io ho già chiesto al comune un tavolo di confronto con la proprietà, perché proprio non essendo proprietari, proprio perché non siamo proprietari, io vorrei capire, prima di proporre un incremento dell'utilizzo della colonia, oggi la colonia d'Alassio non ha impianti di riscaldamento, è strutturata e dimensionata per bambini, per cui se voi andate su, io ho passato 15 anni della mia vita come inquilina, ci sono i lavapiedi per bambini, i lavandini a livello dei bambini, i water, e quindi è strutturata per bambini. Allora, bisognerebbe capire che cosa intende la proprietà come vincolo di utilizzo, se per colonia riusciamo a estendere un po' il significato di colonia, perché andare a mettere il riscaldamento, come era stato proposto nel progetto approvato dall'amministrazione comunale, e che io, che ho già parlato di questo, ho bloccato, e mi sembrava che anche voi eravate d'accordo,
perché andare a investire 1,5 milioni per tirar fuori 1 milione rotti, per tirar fuori 4 camere da letto doppie per gli anziani, che poi non ho il riscaldamento, quindi non è che posso dire che un anziano sta lì a dicembre a che porta freddo, va bene, non mi sembra il massimo. Interessante invece, ed è quello che stiamo facendo, lo studio sugli ex infettivi. Allora, la proposta che io vorrei fare, cui ho sollecitato l'amministrazione comunale perché è la riferimento per lei convocare il tavolo degli eredi, è mantenere un assoluto vincolo sulla colonia centrale e darci una possibilità sempre di utilizzo pubblico, sempre di rispetto di utilizzo pubblico, però un pochino più utile almeno sugli ex infettivi. Che ne so, io mi dico lì, potremmo fare un centro di riabilitazione, potremmo guardare un pochino più l'aspetto sanitario, potremmo guardare un pochino più una partnership con qualche società privata che abbia voglia di investire. Questa è una posizione splendida su Alassio, per cui come posso dire, anche in questo momento di crisi qualche interesse privato c'è. Io per smuovere un po' le acque, anche qua senza nessun vincolo, ho preparato e sto uscendo, a breve uscirò, con un sondaggio, chiamiamolo così, del mercato su c'è qualche operatore eventualmente interessato a fare società con noi per la ristrutturazione degli ex infettivi, in modo che se ci dovesse essere qualcuno, anche agli eredi del dottor Borri, gli si può dire che diamo una deroga dalla convenzione iniziale per questa finalità. Ripeto, nessuno vuole fare il casinò o l'albergo privato, però dovesse essere un centro di riabilitazione piuttosto che un centro per i grandi obesi o un centro per i bambini oncologico, penso che la finalità rimane comunque una finalità di interesse pubblico, ma su cui si può trovare anche un partnership privato, altrimenti per 3 mesi l'anno viene a mancare l'appello economico di un privato a non investire. La situazione nostra la sappiamo che non possiamo investire a questo, figuriamoci alla Lazio, e quindi io penso che questa è l'unica strada percorribile. Ho proposto questa cosa all'amministrazione comunale, la ripropongo, visto che poi le ultime vicende si sono un po' sovrapposte e non si è sviluppato nulla, io sono a disposizione. Chiederemo anche questo, la sistemazione delle cabine l'abbiamo fatta per portarci un po' avanti, quello che potevamo fare l'abbiamo fatto in economia per non aspettare, per cui adesso di rimanenza ci quindi sarà 100.000 euro è tutto, no, ci saranno 20.000 euro sulle cabine, tutto il resto è la relieve, perché ci sono i detriti troppo sul resto della poca sabbia che è rimasta, con tutta pulita la sabbia, tra l'altro invasata, proprio le correnti portano. Eh sì, ma lì è sempre stato così. Abbiamo una spiaggia che sparisce d'inverno e ritorna all'estate. Ecco, la seconda cosa era questa. Sentendo di questo possibile incontro con gli eredi Borri, ricordo che in campagna elettorale il sindaco aveva annunciato, quando si è fatta una riunione, credo, non so dove, comunque con i giovani, aveva annunciato che aveva avuto già la comunità giovanile, che aveva avuto l'assenso da parte degli eredi, se l'era sognato, oppure no? Il sindaco aveva avuto l'assenso sul progetto che era stato approvato di integrare la natura di colonia per i bimbi con una sistemazione invernale anche per persone anziane. È già un grosso passo avanti. Sì, che però strutturalmente è troppo limite. Certo. Poi faccio prima parlare di l'albergo. E invece fare la sistemazione per anziani nell'attuale isolamento. Sì, il problema è che la sistemazione per anziani, come intendiamo noi di natura sociale, deve avere una accessibilità anche dal punto di vista economico, che è quella delle colonie, e quindi non troverete mai un privato che va a investire su una ristrutturazione. Qui si parla di ristrutturazioni
da 1,5 milioni, sì, che vada a investire per farti avviare. Questo lo fa il pubblico, però ritorniamo tutto a capo di quello che ci siamo detti prima di Pasqua, i soldi non ci li abbiamo. Allora, diverso è se io dico va bene, allora tu me la ristrutturi, piuttosto se vai in questa direzione, allora io su 30 camere che fai, in determinato periodo di down, di affluenza eccetera, me ne riservo un tot per i miei assistiti, per le mie persone eccetera. Ma noi dobbiamo trovare l'interesse del privato, l'interesse del privato deve variare questa situazione. Sì, perché è solo perché se apre il privato a questo punto a volte ci vuole il parcheggio. Per cui parte del piazzale viene messo perché loro quando arrivano su da dove lo mettono. No, cioè, si potrebbe fare entrare da sopra. Comunque vuol dire che il pezzo del parco dietro viene smangiato da queste cose. Cioè bisogna un po' valutare bene l'apertura al privato, va bene, però vedere bene se ciò può andare a cambiare. Si decide siccome la commissione per discutere. Perché quando si sa cosa c'è l'interesse su che cosa c'è. Una struttura in posizione più bella perché è più elevata ancora. Bella, completamente vuota e disuso, io sono ormai da 15 anni. Quando ero piccolina io che andavo in colonna da Lazio, lì ci facevano vedere al piano terra, cioè era già chiusa, ci portavano a vedere il cinema. E io ho 8 anni, ne avevo 10, per cui almeno 20 anni che ero in almeno 20 anni che è chiusa, e quindi più aspettiamo più avremo meno da invece di noi. Io ho solo un'osservazione su Sapeco, la fine del progetto, quello dell'ascensore, di fatto diventa una sorta di variante su qualcosa che fu già affidato per quell'uso questa compagnia. L'altra cosa che però mi ha dato di assicurazione, io purtroppo lo soffrivo un po', lo so sapete, la mancanza di Paternini, quindi sto visitando un altro dei progetti, ma ho avuto questa assicurazione da parte della Giovane perché ho visto che queste cabine, sopra le cabine si passa la strada. Quindi uno dei problemi che era stato raffigurato era la verifica da parte dei competenti di comunale di Lazio che verificassero che la sovrasposta sia posta, se no vai a capire, faccio un intervento sotto e poi mi piove e diventa. Però mi ha detto che ha parlato, insomma sta parlando, così come. Questo sta intervenendo l'amministrazione di Lazio sulla camminata, tra virgolette. La camminata che regolarmente ci filtra, come lì passa la rete idrica ha qualche problema e capita proprio sulle nostre casine. E quindi sono già intervenuti, abbiamo avuto una bella litigata in quel momento perché loro dicevano che dovevamo intervenire noi, cioè io dicevo che siete voi che prendete questo caccio io, alla fine ci siamo messi d'accordo, hanno verificato, hanno chiuso quello che era un problema. No, l'altra questione era un po' sulla generata alle autorizzazioni, ma anche lì mi ha detto che è a posto. Siamo a posto. Ci manca la vostra. Io ho visto oggi per me non c'è uno, ho visto anche che rispetto al progetto di 2 mesi, 3 mesi fa è cambiato un qualcosa perché esatto nel contempo ha fatto un teorica, ha diminuito un po' alcune cose, ha aumentato altre, per cui se facciamo fare una cosa è uguale a dire cambiare. Avrà vinto, vinciamo noi, continuiamo a tirare. Ci sono domande? Comunque chiediamo un monitoraggio. Sembra che gli uffici e gli altri tutti siamo messi a conoscenza di queste cose. Sì, poi c'è l'ignoranza dei diritti e dei doveri. A volte non c'è la perfezione su queste cose qua, perché mi sembra la politica del pezzo alla volta. Io non so, forse sono abituato, forse ne ho privato a ragionare in un altro modo. Quando ti viene affidato la ristrutturazione di qualcosa, di qualsiasi cosa, ti dico bene, fammi l'ipotesi generale, allora io dico ok, che cosa volete fare? Volete fare questo, questo e questo.
Allora l'architetto fa il disegno di tutto, dopodiché fare tutto dice costa 100, ok, non ho 100, ma nel progetto generale cominciamo ad attivare una parte. Adesso dalle parole della competente Paola Luzzoni, partiamo dall'ascensore che vogliamo prima far panoramico e questo è uno sproposito. Dopo correttamente non lo facciamo panoramico perché la struttura non supporta un ascensore avveniristico e lo facciamo più intelligentemente nella scala logistica. E dopo facciamo tanti piccoli pezzi di buon senso, ma siamo affidati al buon senso del singolo, come l'impianto di riscaldamento che ci siamo resi conto tutti che è giusto non fare perché secondo me il progetto doveva avere un più ampio respiro. Non so, su queste cose qua a volte io mi perdo, perché dico va bene, però mettiamoci attenzione. Sì, adesso tecnicamente credo che la cosa più corretta sarebbe stata avere una persona che ha fatto il progetto. Sì, ma già una volta la persona dell'ascensore, per l'amor di Dio, una volta un'altra cosa, ma mi sembra che si va come si è fatto militare come sui vergibilisti, no? Sui vergibilisti c'hai le tue camere stagne. La camera di destra non sembra più fare la camera di sinistra. Io volevo chiedere appunto, siccome io non la conosco, se ci saranno dei sopralluoghi nel prossimo periodo, magari voi poter girare l'informazione. Io andare a vederla perché sennò io non capivo mai di cosa stiamo parlando. Magari andare a fare un sopralluogo anche se non conoscitivo. Perché se no io non ho minimamente idea. Approfitto per dire che questi sopralluoghi, per i quali si dice sempre di sì, che era una commissione che doveva portarci all'Istituto della Provvidenza. Poi ci siamo dimenticati. Signora Guzzoni si impegna. No, ma io faccio, mi dite voi la data e lui mi dice no, adesso fatemi ricordare tutto ci viene quando prego. No, quando lei ha il sopralluogo siamo noi a capire di essere disponibili. Il tecnico adesso lo prende, siccome io poi sono un po' sporca, ho fatto una specie di però faccio più o meno una volta a settimana. Se voi siete più comodi a sabato, famiglia, il lavoro eccetera, io non faccio altre cose, invece la faccio martedì, ieri c'è sabato mattina e abbiamo già pensato, però dovete dirci voi quando siete comodi, se voi tra secondo me conviene organizzare, se fra così ieri c'è più gruppo, adesso vedete voi, mi date una data di disponibilità. Ma poi a chi interessa, perché magari a me interessa, magari altri conoscono già la struttura e io onestamente non capisco niente, non dico dove potrebbe essere fatto l'ascensore, il parcheggio, decidiamo un altro giorno dove tanto di sicuro non andrà nessuno. Questo dice come? Beh, no, se vuoi c'è. Vabbè, ok. Abbiamo